Buongiorno, siamo tornati in diretta dopo neanche un giorno. Adesso aspettiamo un attimo che Facebook deve avvisare un po' tutti che siamo live. Chi la guarderà su YouTube, come al solito, penserà che siamo dei deficienti, visto che iniziamo dicendo aspettiamo di partire. Oh, calma, Facebook, non ti preoccupare. Tanto vediamo se riusciamo a vedere un pesce saltare o Simone se ci regala una cattura nel frattempo. Oh, vedo inizio a vedere qualcuno collegato, quindi probabilmente siamo live. Fai una cosa, guarda anche te se siamo live. Già che ci siamo, due persone. Sì, forse ci siamo quasi, forse ci siamo quasi. Ah, bene, bene, mi iniziano a salire, quindi dovrebbe. Facebook ti ha detto che ti finisce in maniera in diretta? Sì. Ah, ok. Allora possiamo farti vedere. Guardate chi c'è! Ciao ragazzi. Esordio da solo in solitaria per Matteo! Oggi sei sotto pressione, Oh Teo, perché no, no, ma va, perché? c'è Raffa che ha È detto una che ti settimana? segue. È una È settimana una che ti stai settimana, è una preparando, settimana. giustamente, Sì, dai. eh? Ah, oggi siamo venuti un po' al fresco. Abbiamo Sì, oggi deciso di dentro l'acqua, metterci. anche perché col clima che c'è, Siamo dentro l'acqua è 20, siamo spettacolare 22, adesso. 23 gradi Sì, stamattina alle stamattina 7 presto. praticamente. Quindi io l'ho provato sulla mia pelle che l'acqua è bella fresca, visto che come al solito 12 buchi i nello miei scafale. stivali hanno deciso di fare stile cascata. Diciamo che chi era ieri Ostiglia, secondo me, un po' ci sta Sì, un invidiando, po' eh? sì, eh. C'è un po' di vento anche qua, che non Sì, se ne va. però Aspetta, mettiti di qua, è così. quel vento che ti fa stare bene. Sì, è il Quel vento che vento. dentro l'acqua dici, oh, la leggera arietta. Oggi si sta Ci sta veramente bene, ci sta bene. bene. Siamo tornati un po' a scalocciare, anche Sì. perché era un po' che ci parlavi di questo Sì, posticino che noi non perché... diciamo dov'è, però è conosciuto. Ma è conosciuto, dai, cioè, Lo conoscono conosciuto tutti. da anni e... Però sullo scarroccio devo dire che... Sta dando soddisfazione. Infatti, poi il periodo è Soprattutto quello sui giusto. barbi. Periodo giusto. Purtroppo c'è un po' di acqua bassa, come tutti i posti, c'è alga, un Ecco, po' bravo. A troppa differenza alga, degli altri anni, questo periodo, quest'anno, essendoci l'acqua bassa, corrente poco sostenuta, si sono formate delle erbe sulla linea di pesca, quindi siamo costretti a pescare un po' più lungo rispetto alla linea che si teneva di solito. sì, anche Però perché entri dentro tanto. entri dentro Adesso tanto, dopo ve lo facciamo sì, vedere. dopo vi facciamo Tra vedere. l'altro, datemi sempre un check audio in modo da capire se si sente tutto bene, se non ci sono problemi, se dobbiamo ripartire, se ce ne dobbiamo andare eventualmente. Comunque è un bello spot, ti permette di entrare dentro l'acqua, diciamo, Sì, fino alla fino vita, alla vita, sì, sì. più o Puoi meno. stare anche un po' più indietro, Sì, però sì. Poi io per comodità vado dentro non c'è una forte fino corrente, alla quindi non dà vita, non c'è fastidio. una forte corrente, e i pesci ci sono. I pesci Infatti, ci sono. infatti. Vabbè, Ticino. Ticino, Diciamo, vabbè, siamo Ticino, Ticino, questo è Ticino, ma Ticino. l'avete riconosciuto, chi è della nostra zona Esatto, conosce il posto, esatto. non vi diamo il punto esatto geolocalizzato, ve lo Vabbè, ma... trovate da soli, Ah sì, lo trovate, lo trovano, lo lo trovano. trovano. Allora, veniamo un po' a noi, mentre comunque aspetto che comunque qualcuno mi dia un ok sull'audio, ma penso che si senta tutto bene. Allora, oggi cosa facciamo? Oggi Scarrocciamo scarrocciamo come? a tre ami. Scarrocciamo a tre ami. Cosa Praticamente, vuol dire scalociare? Prima cosa. prima cosa andiamo a fare quella che all'epoca si chiamava la camolera. Praticamente Bravo. lenza a tre ami col pasturatore sotto. Pasturatore che necessita sicuramente per una migliore scarrocciata o passata, chiamala come vuoi, piombo sotto. Sì, in Piombo modo che sotto salta. in modo che salta ed è continua la passata, perché se tu hai il piombo laterale, quello cioè non è Rischia anche di omogeneo e incagliare. rischi di incagliare molto più Cioè facilmente. si fa Sì, no, acqua, si può ce la fare, fai, sì, però. però diciamo che non è quella scarrocciata giusta che ti permette di stendere bene la lenza, di creare la condizione giusta, diciamo, Certo, te. certo. Una pesca che mi dicevi prima non si può fare tutto l'anno, No, cosa si fa con importante. l'apertura della pesca al temaro, quindi dal 1º maggio in poi. È una pesca estiva. Sì, no, beh. No, diciamo che quando noi parliamo di apertura e pesca al temolo, io mai lo vedo nei No, nostri fiumi, temoli vabbè, sempre con. però combacia con Beh, però quella. ci Combacia sta con bene. quella. Ma Anche perché prima qua è vietata. Esatto. Quindi, beh, però puoi fare sempre la scarrocciata con amo singolo. Lenza paternoster, Che lenza la running facciamo rig, vedere che la dopo, adesso facciamo con calma vedere. facciamo Esatto. vedere un po' tutto. Esatto. Questa è una pescata che già avevamo fatto vedere, se vi ricordate, in post lockdown, insieme a
al buon Raffaele, che oggi non è dei nostri, perché è stato, no, beh, no, non è dei nostri qua con noi fisicamente, perché si è preso una settimana di ferie, tu non lo sai probabilmente, ha preso, nemmeno io lo sapevo, ha preso una settimana di ferie, si è andato all'estero a far cappotto perché voleva pescare, voglio pescare all'estero, e ha deciso di andare in un posto che non svede. Esatto, quindi ha detto no, non posso venire a pescare purtroppo, anche perché ci sono troppi pesci da fare. Oggi giornata, ha preso un pesce? No. Oggi giornata comunque difficile, perché abbiamo dei compagni, no, di oggi, pesca. Oggi è successo di tutto. Primo pesce, due carpe che penso che insieme avranno fatto 35 kg, roba mai vista, ma hanno seguito il barbo fino ai piedi. Il problema è venuto dopo. Sì. Finché c'erano le carpe, il problema è che ci sono venuti davanti a noi due siluri che... Penso uno l'hai visto anche uno te. Uno l'ho visto anch'io, è stato un pesce su 50 kg, è venuto a un metro dalla gamba. A un metro dalla gamba e ci attaccava la nassa. Sì, cioè, esatto. Se noi non ci giravamo ci portava via la nassa, perché dentro abbiamo qualche barbo. E quindi quello non sembra, ma dà fastidio ai pesci. Sì, sì, sì. Infatti abbiamo notato che come iniziavamo a vederlo, buono. Adesso non li vediamo, però il pesce sono un attimino bloccato. Infatti stiamo un po' temporeggiando, perché speriamo che Simone un pesce lo attacchi. Poi comunque andiamo anche in pesca, ma anche perché comunque vi facciamo vedere un po' di montature, di base. Esatto. Quindi, iniziamo un po' a parlare. Intanto ti saluta Federico Andreoni. Salutamelo tanto. Di non pungerli tutti. No. Ha già punti infatti tutti sabato, è venuto a provare, oggi spende meno, vabbè. Vabbè, ma poi viene lui, dai. Ah, ok. Attento siluria. Sì. Dai, allora, partiamo con la base. Sì. Canna. Canna può essere 13 piedi, 14 piedi. Meglio comunque non sotto i 13. Non sotto i 13. Io utilizzo una 14, ma perché mi piace usare una lenza abbastanza aperta. Abbastanza aperta cosa vuol dire? Primo amo sopra il feeder sui 20-30 cm, poi vado ad allungarmi 50 e 60/70, in quindi modo tale che 1,30 m, 1,40. Sì, in modo tale che copro più, diciamo, è arrivato. Copro più linea di pesca, diciamo, cioè, sì, passami certo. Il termine, sì, adesso. Sì. Se no puoi farla anche ristretta come vuoi te. Domanda, il primo l'amo più in basso, sì. Diciamo, non so se qual è considerato il primo, qual è considerato primo il... io, vabbè, dal basso. Dipende come lo guardi, okay. Il primo dal basso è quello più vicino. Se c'è tanta erba. Se c'è tanta erba... Meglio tenerlo più staccato. Meglio tenerlo più staccato, ma c'è anche un trucchetto che adesso io non ho dietro. Praticamente si usano dei vermicelli tipo quelli da mosca, da pesca alla trota, che sono esche siliconiche, sì. E praticamente galleggiano, cioè sono galleggianti, okay. Esche galleggianti. Quello non ti risolve, ma comunque ti aiuta ad alzare la lenza, capito? Ho capito. Soprattutto quando il pastoratore inizia a fermarsi e no. Gli aspi vanno matti per questa cosa. Sì, perché in Ticino comunque ci sono anche tante, ma a parte sì. Che ormai anche un po' in Ad, ormai in tutti pieno. I fiumi, sì, sì. È pieno di aspi, e pescando a scala roccia diventa anche più facile, esatto. Attaccare esatto. Anche questi pesci, perché sì, vanno sì. Sono a mezz'acqua, specialmente magari li attacchi anche sugli ami alti. Sugli ami alti, anzi quasi sempre li attacchi sugli ami alti, ma infatti l'amo, quello più basso di solito, è quello meno catturante. Certo. Però comunque... C'è Simo! Pesce. Allora andiamo a vedere il pesce, vai, poi facciamo tutto con calma, almeno a me vi facciamo già vedere un pesce. Magari c'è anche l'amico Fritz che gira. Sì, perché prima il sottoscritto ha attaccato un bel barbo che veniva tranquillamente verso il guadino, poi di punto in bianco la canna è iniziata a piegarsi e la frizione è andata via manetta. Praticamente un siluro aveva preso il barbo in bocca e poi l'ha mollato. Il problema è che mi sono trovato il barbo tutto sbrasato praticamente, perché l'aveva preso in bocca. Diciamo che grazie a me quel barbo si è salvato. Raffa dice che giustamente si può utilizzare anche un bigatto finto galleggiante. Sì, un bigatto sì. Finto galleggiante. Oh. Abbiamo un altro che sta facendo l'esordio ufficiale su sì, Fishing Mania, tra l'altro. Buongiorno a tutti. Sì, ma lui è un carpista che a breve diventerà un fiderista. Esatto. Un carpista in via di... Mancano ancora di passaggio. Stiamo convertendo. Mancano ancora due o tre pescate. Bello Raffa, il guadino. Raffa lo sa. Che bel guadino che hai. Non è mio. Da io non sono solito non usare si, il guadino in acqua. Si adesso vede le sue cose. Il guadino che comunque a volte può essere utile. No, cioè, normalmente si può stare anche senza. Sì, sì. Però se diciamo, poi tre ami è anche abbastanza facile farti male. Hai visto prima? Sì, infatti l'amo fungeva. Perché comunque magari ti mangia sulla, sul,
sull'innesco quello centrale, capita che si slama, la lenza viene su e rientra nell'acqua, rientra nel dito. Cosa importante direi, se fate questa pesca è meglio i waders piuttosto che i cosciali, perché comunque con i cosciali siete abbastanza limitati. Bello? Cioè, dov'è? Dov'è? Vogliamo vedere tutti il siluro. Vediamo il siluro. Prima erano molto in movimento. Ma l'hai sentita anche prima? Ho fatto una bella mangiata. Com'è stata la mangiata? Bella secca, decisa, eh? Non ha tentennato o comunque sia assaggiato, diciamo. Mangiato diretto. Sì, bella, bella piega. Pesci qua sono tutti bene o male taglia medio grossa, sì, forse più piccolo l'ho preso io, che è stato un chilo ed era piccolo effettivamente. È uscito uno bello sui tre, sì. Tre no, più di sì, no, quello primo. Più grosso sì. Era sui tre qualcosa, che è quello sicuro. Che ho preso quando non è ancora arrivato, sì. La canna deve essere una canna comunque abbastanza potente oppure allora, no? Ti dico, io sto usando una canna che lancia 150 grammi, una okay. Specialist, però sul vettino da 50 grammi. Da 14 piedi. Da 14 piedi. Comunque parabolica. Certo. Sì, progressiva. Progressiva, più, sì. Più parabolica la mia. Sì, più parabolica. Effettivamente è una canna un po' più parabolica. Ma anche perché sono pesci violenti, quindi sì. Non serve avere, cioè, una canna... È un barbotto. Ti diverti comunque. Sì. Comunque una canna, sì, medio-forte. Beh, poi Simone è abituato, visto che va a pescare i... Sì, infatti, gli squali. Anzi, è piccola, per lui è light, è un bel pesce. Sì, per lui questa canna qua è light. Vabbè, grazie. È un altro bello. Rispetto a quelle che utilizzo quotidianamente. Ecco, una cosa importante sulle sfuriate del barbo, soprattutto pescando con i braccioli corti, canna bassa. Perché avendo il bracciolo corto ed essendo rigido, avendo la canna bassa fai lavorare tutta la lenza madre, invece se tieni la canna alta lavorano solo i braccioli. Un guadino un po' piccolo. Teo, prendi un guadino più grosso però, anche te. Ma va, ma a mano! No, l'abbiamo fatto. È un bel pesce, questo è un pesce. È un altro pesce sui... Due e mezzo. Tra i due e mezzo e i tre. Sono pesci belli colorati, come potete vedere. Veramente... sani, poi soprattutto. E molto allungati rispetto a pesci dell'Adda, vero? Sì. Sì, l'Adda tende un po' a... Grazie della cattura, Simone. Torniamo dopo. Sì, perché comunque c'è una corrente un po' più forte. Un po' più forte, ma secondo me hanno anche più... Adesso per quello che conosco l'Adda, hanno anche un po' più di nutrimento come fondale. Sì, sì. Ah, la cosa importante... Ah, intanto arriva la canoa, quindi forse dobbiamo prendere anche la canoa. Occhio la canoa! Anche il cormorano. Cormorano, ci mancava anche quello. Abbiamo visto anche tanti pesciolini. Nel sottosponda, quindi vuol dire che le freghe sono andate a buon fine, questa è una buona cosa. Abbiamo messo la nassa perché quando si pesca a scarrocce è meglio tenere i pesci in nassa. Secondo me è meglio tenere i pesci in nassa perché se li rilasci loro sentono che comunque, cioè, è stato un pesce allamato, piuttosto che entrano nel branco, è facile che te li portano via, esatto. Capito? Allora, torniamo alla nostra canna, okay. Alle nostre montature. Allora. Dicevamo, quindi abbiamo parlato di canna sia... tu hai detto azione, la tua è stata una canna da 150 grammi, però sì. Si può stare dai 70 sì, in su 70, senza problemi, sì, perché tanto i pastoratori sono leggeri. Esatto. Pastoratori noi stiamo usando dei 25, poi dipende, cioè adesso comunque la corrente è lenta. A volte capita che io magari faccio 10-15 lanci con 45... Devi cambiare, sì. Ma magari li faccio anche comunque per fare la pasturazione iniziale, essendo più grosso, inizio a buttare giù un po' di bigatti e così, e poi scendo 35-25 finché trovo la passata giusta. Okay. Comunque quelli pesi, sì. Di solito mediamente usi 20. Fammi vedere un po' la tipologia. Rafa, se sei ancora in linea, dimmi se l'audio è tutto a posto, si sente bene, se c'è un po' di vento, ma tanto io sono copro. Ok. Pastoratori classici ovali, piombo sotto. Sì. Ok. Così ho anche quelli col piombo attaccato. Sì, ho anche questi. Possono essere anche questi. Ecco, bravo, così. Piombo sotto. Tipo quelli. Sì, perfetto. Sì.
L'importante è che sia ovale col piombo sotto, perché come dicevamo prima, almeno la scarrocciata è più omogenea. Non c'è... Sì. E ovviamente la scarrocciata, vedete, poi la vedremo bene dopo, sì. Vedete la canna che continua a saltare, esatto. E poi quando c'è una mangiata o c'è la botta o c'è una starata. Okay. Esatto. Mulinelli? Mulinelli io sto usando, allora, su una canna un 4000 o se no mediamente un 5000. 4000-5000. Però comunque. Caricato con? Caricato 0,26, 0,28. Oppure... Perché soprattutto in un fondale come questo ciotoloso, il filo continua a strusciare sul fondo e facilmente si rovina. Infatti è capitato prima che dopo ormai quasi 4 ore che siamo in pesca è ceduta la lenza. Ci sta. Perché comunque ciò continua, frega sui sassi, si rovina e si indebolisce. Ok, quindi tenetelo da conto, sì, può sì. capitare. Sì. Vai. Andiamo sulla montatura. Facciamo a tre ami? Facciamo vedere tre ami, okay. Dai, abbiamo già usiamo la tua canna. La canna già montata, con un amo che si è staccato, si è rotto perché ho attaccato un pesce che mi si è rotto. Poi qua c'è un piccolo problema di presenza di alghe, come dicevamo prima, quindi può anche capitare che si spacca andando a effettuare la scarrocciata. Dov'è che è? Qua. Ok, perfetto. Vediamo come dicevamo prima. Girella con moschettone, pasturatore, poi il primo 30 cm più o meno. Come funziona? Come lo fai? Bravo! Allora, spero che si veda, ragazzi. Porto la lenza davanti per poi andare a prendere la lenza madre. In questo modo. Una sorta di cappio. Esatto, in questo modo si forma un cappio. All'interno di questo cappio andremo a mettere un finalino, un bracciolino che io ho legato precedentemente con un amo del 14, può essere sì, dai 3 ai 5 cm e alla fine gli ho fatto tre nodi uno sopra l'altro. Perché? Perché poi noi andiamo a tirare questo cappio. Sì. Ok. E il nodino, andrà a bloccarsi. Perfetto. Questo spero è il bracciolo. Che si sia visto abbastanza bene. Questo è il bracciolo. Ok. Adesso vedi, lo dicevamo prima, sì, con i sassi e quelle bravo, cose lì, esatto, è un po'... ti rovina la lenza. Si può anche fare uno shock leader dello 0,30, sì. Volendo. Hai detto che hai fatto col 14? L'amo sì, dal 12-14. E il terminale? Terminale 0,22-0,24, non conviene andare sotto anche perché i pesci... No, le mangiate sono violente. Le mangiate sono violente e c'è il rischio di continuare a spaccare. Forse si può utilizzare dei terminali più sottili se stai... Ha preso un altro pesce, Simone? C'è, Simo! Okay. Oh, sono entrato. Se si pescano pesci magari come pighi. Sì, pighi, ecco. Cavedani. Nel periodo invernale, col paternoster, un finale da 0,14, 0,16, finale lungo, un metro e mezzo, c'è la possibilità qua di fare pighi, sì, e cavedani. Sì, non peschi ovviamente con tre. Assolutamente con tre, non puoi pescare. Prima è vietato, esatto. Per il motivo di prima. E quindi niente. Quindi quella è la quindi prima. Ami 12-14, finali 0,22, 0,24, braccioli 3 a 5 cm, e quindi questo è il primo amo. Sì. Ok, 20-30 centimetri. Sì. Rotto? Ha rotto. Bene, più o meno. Ok, poi. Poi l'altro. Secondo amo. Sì, ce l'ho a circa, sì, 60, 50, 60. 20, 40, no, anche di più, anche 70. 70 e idem il terzo. Adesso qua, ce l'avevi già sul primo. Sì, vabbè, poi lo cambiamo. Sì. Quindi questa è la lenza. Ho visto che ho usato gli ami palettati. C'è ho un usato motivo? Gli ami palettati, io sono più comodo. Scelta personale. Mio, scelta personale, bravo. Solo perché mi sembrano quelli con l'occhiello forse un pelino aperto come amo, passami il tempo, troppo curvato, sì. No? E mi trovo meglio con questi a paletta. Però okay. Nessuno sì, vieta va, di va. Discrezione. È una scelta personale. Ok, senso. Perfetto. Non trovo, almeno per i papi non trovo nessuna. Niente, differenza. Questa è la lenza. Allora, la lunghezza possiamo... della lenza sì. È questa. Sì, esatto. Io utilizzo una 14 perché quando sono dentro l'acqua, comunque fino qua, a fare il lancio faccio meno fatica sì, rispetto... Questa è una 13? Sì, è una 13, però ce la fai, Teo. Certo. Ma ascolta, io direi che possiamo andare subito in pesca. Andiamo in pesca? Con questa 3 anni. Dai, peschiamo sì, un po', sì. Vedi se riusciamo a prendere un pesce, poi cambiamo e facciamo vedere invece la montatura con un amo solo. Dai. Lui non è ancora arrivato. Basta.
il bello di pescare in estate. Comunque in acqua. Comunque quest'anno qua è più difficile rispetto agli altri anni. Non c'è mai stata così tanta erba, anche perché qua di solito dove siamo noi in pesca c'è più acqua. Esci dall'acqua che sei sfiancato perché la corrente è veramente forte. Certo. Invece certo. L'hai visto adesso, quasi ferma. Sì, l'acqua è praticamente ferma. Infatti non so se si vede dal video, la corrente va molto lenta, tende ad aumentare sempre di più perché il filo di corrente vero e proprio è sulla sponda opposta. Però Vai. Di solito quel tipo di corrente là ce l'hai anche qua dove. Ah, ok. Dove sei adesso. Perché manca quel mezzo metro d'acqua. Ok. Allora, quindi, due pali. Due paletti, uno più basso con la coppetta, inclinazione, e l'altro alto con la classica V. E niente, puoi pescare sia con la canna sul paletto che canna in mano. Qual è la differenza? Con la canna sui picchetti cosa succede? Il pasturatore è molto più veloce perché non ha attriti. Invece a canna in mano tu praticamente segui tutti i movimenti del pasturatore, però non rendendotene conto lo accompagni. Quindi cosa succede? Lo rallenti un pelino. Non sembra, ma la cosa può cambiare. Nel senso, possono mangiare più veloci, possono mangiare anche più lenti con canna in mano, non è per forza niente, un picchietto d'acciaio per il secchio, ma comunque puoi anche mettere la sacca dei bigatti al collo. O eventualmente, se proprio volete portarvi qualcosa in più, vi portate una piccola pedana. Ma sì, una pedana, come siete più comodi, nel senso. Se vi ricordate le dirette di Lecco, in bolognese, si pescava con la pedana di fianco. Oppure l'ha fatta la vecchia maniera con il cassone che si utilizzavano durante le gare negli anni 90 e mettete dentro i bigatti. Ma guarda, puoi anche venire con la sacca al collo. Ah, oppure, state attenti a non andare troppo avanti. Ah, no, beh, certo. Sennò fate come ho fatto io a Rivolta ad Adda la prima volta con Rafa. E te tra waders e sacche. Ma a me piace l'acqua. Meno male che è quasi estate, anzi è estate. Ok, vediamo un po' l'azione di pesca, come si effettua. Ok, adesso carico. Caricamento il pasturatore, ovviamente. Il innesco. Tre, quattro bigatti, diciamo, che comunque il pesce non è che sta lì a guardare uno o meno. Poi mi metto la tua destra così ho il vento alle spalle, non dà fastidio. Allora tu lancia e poi spieghiamo. Okay. Ok, hai lanciato molto a monte. Ho lanciato a monte così la lenza può stendersi sul fondo e seguire l'asce dei bigatti. Di solito la mangiata giusta la vedi davanti a te. Sì, però la oggi logica vuole quella. Adesso questa erba. Sì, gli dai una botta. Sì, gli do giusto una botta sul filo per toglierlo dall'erba. Il pasturatore sta scarrucciando. Come vedete, la puntina. La punta continua a muoversi. È normale perché scarrucciando. Volendo è una sorta di pesca in bolognese con col pasturatore. Perché comunque si effettua una passata vera e propria. Vediamo se siamo fortunati di vedere una botta subito in diretta. Ovvio che una canna troppo parabolica è problematica perché andrebbe a piegarsi questa troppo. È erba. Esatto. In una maniera lo sposti. Direi che la gente sta andando in pausa adesso perché vedo che sta aumentando il numero di spettatori. Ovviamente dovevamo aspettare ancora un attimo, però meno male che Simone ha preso subito un pesce, poi ne ha perso un altro, peccato. Ecco, adesso la zona buona era quella centrale, ma questo non vuol dire che dopo non c'è più pesce, anzi. Soprattutto perché con queste erbe qua loro vanno dentro, capito? Esatto, e escono fuori a prendere i bigatti che li vedono muoversi. Per quello che aspetto, di solito avrei già recuperato, però ho notato sta cosa. Eh sì, poi con la presenza magari anche dei siluri che danno fastidio. Oggi è spaventa, a me è mai capitato pesce. Una cosa simile. Qua. So che entrano perché lo so, ma perché ci sono, chi conosce il Ticino sa che ci sono tanti siluri, anche grossi tra l'altro. Ma venirti così fino a un metro da te? Sì, hanno anche. O addirittura di fianco alla nassa? Sì, e hanno sulla nassa praticamente. Buona, recupero. Ok.
c'è la frizione aperta perché Matteo usa la frizione, io preferisco l'antiritorno, ma anche lì sono scelte personali, abitudini. Io personalmente mi trovo meglio con l'antiritorno. Ci sta anche che adesso questi due non li vediamo più perché magari l'orario, che si sono spostati magari anche in profondità, ma questo non vuol dire che non ci siano. O magari anche perché, diglielo te, cosa è successo prima? Le ho detto che l'ho attaccato perché è andato ad attaccare il mio pesce. E a volte non è un male attaccare il siluro, perché nel momento in cui viene attaccato tende a spostarsi. Esatto. E spostandosi lui si spostano anche gli altri. Però è anche, c'è anche da dire che comunque il siluro viene attratto anche dai bigatti e poi quello che ovviamente va sui bigatti, che sono in questo caso Barbie ed Aspi. E vabbè, qua c'è ancora qualche pigo c'è ancora. Sì, li abbiamo preso. Sabato scorso ne ho preso un pigo. Cavedani li fai più d'inverno. Sì. I brem, ci sono, ma non in questo brem, punto dove questo l'acqua punto, è più calda, esatto. Fai le brem. C'è? No. T'ha dato? Sì, è andato. È una botta. Sì. Allora. Vabbè, è un segnale. È una buona cosa, esatto. È importante stare sempre dove la corrente è più veloce quando si pesca scarroccio? Secondo me sì. Cioè io prediligo la pesca nella corrente forte. No. Però nulla ti vieta di andare a pescare in corrente medio-lenta con 10-15 grammi. Certo. In una corrente così, di utilizzare un po' sotto ai 10-15 grammi, si la vedi troppo dura o no, si può provare. Dipende, magari può essere utile quando i pesci sono più smaliziati. Esatto, quando comunque mangiano frequentemente. E quindi l'esca magari è più naturale, esatto. Se il pastoratore è più leggero, perché è meno frenato. Esatto. Tanto Simone l'abbiamo perso nella fase di montaggio. Erba. Ecco, se prendete erba andate avanti comunque con la passata, sì, perché sì. Male non fa. Che crea del movimento, esatto. Sul fondale. Anzi, hai visto anche prima c'è stato un momento che si è fermato e io stavo lì. Sì. Se c'è qualcuno che pensa che la pesca fida sia una pesca statica, questa non è ha sbagliato tutto, perché effettivamente il fida è una pesca che ha tantissime sfaccettature. Sì, c'è la pescata ferma con sessioni magari da 15-20 minuti, ma ci sono anche queste pescate completamente diverse che sono simili alla pesca in bolognese e quindi sono anche divertenti da effettuare, perché comunque si può fare, che ne so, in 5 ore si può lanciare tipo ogni 30-40 allora, secondi. Allora ti dico, in una pesca così con la corrente che c'è 4 ore sei sfiancato. Immagino. Primo, se fai i pesci. Due per le gambe e la schiena. Sì, perché non sembra, ma non l'acqua sembra, per chi non ha mai, magari io mi auguro che tutti quelli che ci seguono hanno avuto modo di pescare in acqua, ma quando si entra con questi valoni in acqua la pressione aumenta. Quindi si hanno le gambe completamente schiacciate. Non andate quindi a fare pilates, venite a pescare la scarroccia in acqua. Potenziamento. Il potenziamento delle cosce muscolare, esatto. Più si va avanti più è forte la pressione. Esatto. Poi ci va bene che qua non c'è corrente, quindi peccato che poi si sta anche tutto il tempo. Ma verrai quest'estate. Se poi volete in estate, state senza costume e vi mettete. No, ma in estate lo tengo lo stesso, cioè li tengo lo stesso di Wallace, però la corrente dopo un po' devi uscire perché. Sì. Perché tira molto. No, qua è forte. Sì, che poi è il periodo in cui aumenta la velocità. Dai, l'ho lanciato in diretta, ce la fa. Dai. Punti tutti sabato e oggi non vogliono mangiare.
sembra giusto. Sono stati, ma no, secondo me sono stati quei siluri disturbati. Sono troppo disturbati. Beh, comunque è una dozzina. Vabbè, però i pesci li abbiamo fatti, cioè, assolutamente. Senza contare anche quelli spaccati. Dalle 8:30 di stamattina, comunque una dozzina di pesci tutti fatti. Poi ve li facciamo vedere, naturalmente, dove sono quelli nella nassa. Non vi liberiamo davanti perché vogliamo fare le foto. Ovviamente poi il pesce lo lasciamo andare, come sempre. Sembra anche una persona seria vista da dietro. Eh? Sembra anche una persona seria vista da dietro. Sembra, esatto. Niente, però guarda, io questa qua è una pesca che farei tutta estate, sta troppo bene. Sì. E poi non comunque serve redditizia, tanta roba, no, poi, non serve tanta roba. Mezzo chilo di vigati fate 3 ore, 4 ore senza, esatto, problemi. Noi vabbè, qua siamo in 3, quindi abbiamo la possibilità di avere 1,5 chili di vigati. Poi stiamo pescando con 2 canne, quindi ci alterniamo. Poi, esatto, la passata è abbastanza lunga, come si può vedere. Esatto. L'ultima volta con Raffaele la passata era molto più ma lunga corta. Perché, Teo? Perché per questo motivo, sì, qua, sì, sì, no? Esatto. Che abbiamo detto prima delle alghe. Esatto, così, perché esatto. Perché adesso provo a fermarmi dentro. In condizioni normali comunque è più veloce. Sì, 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 molto più veloce, alto. Molto più veloce. Comunque è una pesca che si può fare ovunque, cioè ovunque, dal Po, sì, al Ticino, sì, 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 all'Adda, all'Oglio, a Muzza. Penso anche in Tevere per gli amici, sì, del centro Italia, tutti i posti si possono prestare per la pesca a scalarossa, che è una pesca comunque veramente divertente. Non serve la pastura? Non serve pastura. Io utilizzo, esatto, tu hai messo del pellet. Utilizzo anche perché? Del pellet a 2 mm perché a differenza dei bigatti che comunque si muovono, il pellet sta giù. Bravo, si incastra nei sassi e quindi crea tappeto, diciamo, un piccolo tappeto, sì, un piccolo tappeto che crea nutrimento o comunque anche attrazione olfattiva, no? Pellet preferibilmente all'alibut oppure ma sì, alibut, dipende anche dalla stagione, nel senso, okay, se vieni inverno usi uno speziato, un agliato, okay. Io adesso sto usando dell'alibut per esempio, no? Perché se speri che entri dentro anche lo storione lì. No, se no ti apre la canna. Però sì, li ho visti l'anno scorso con Raffa, dice che lui li ho visti saltare. Sì, 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 ci sono. In questa zona ci sono anche perché ci sono, andare, sì, dall'incubatoio, yeah, che c'è a Piemonte. Ci speravamo di farvi vedere un po' più di attività di pesci, però purtroppo. Eccolo là il siluro, guardalo ancora là. Non so se si vede. Buono, hai già capito. Si vede tutto, una macchia nera praticamente. Non so se si riesce a vedere. Che gira, quello lì è un pesce sui 30 kg, penso, bene o male. È quello piccolo, è quello da un metro. Prima mi è arrivato a mezzo metro dalle gambe. Sì. Ho fatto un salto. Perché è un fifone. Io quando l'ho visto è venuto da me. Ciao, bello! Mangia la mia esca! Ma intendevo i cagnotti, poi è andato a mangiare il barbo. Ho sentito un mulinello. Ce l'avevo dietro. Non so se si è visto, dubito, anche perché io l'ho visto con gli occhiali e c'era proprio una macchia nera. Quindi se girano quelli lì. Dai, vado l'altro, vado là, ancora. Anche l'altro? Ce n'è un altro, non so se è lo stesso, ma vedo un'altra macchia nera che sta girando. Sono due. Bellissimo. Lo vedi là? Dove? Cioè, comunque, lo vedo io. Bellissime sono state le carpe di stamattina. Inaspettate. Mai successa una cosa così, a me. Sì. Ma seguivano proprio il barbo così, come se... Sì. Come se fossero in branco che giravano. Esatto, ovviamente uguale. Non era per attaccare il barbo. Ah, va. Anche perché poi mi hanno visto in girato e sono andate lì. Se adesso attacchi il barbo, rischiamo di vedere anche... Il siluro in caccia. Come caccia il siluro? Approfitta dei barbi in difficoltà. Eccolo. C'è. Bravo Teo, bravo. Ecco l'azione che dicevamo prima. Siamo sul Ticino, Roberto. Non ti dico esattamente dove, ma siamo sul Ticino basso, dai, puoi capire. Allora, come diceva prima, canna bassa. Canna bassa, esatto. Punta in acqua, a volte sì, no. Dipende. E la calcio più in alto in modo tale che sforzi meno i braccioli della lenza, esatto, perché comunque corti. È un altro bel pesciotto,
Va, aia. Ce l'ha in bocca al siluro. No, forse no. Se attacca in bocca al siluro, lo vedi subito, perché fai come ho fatto prima io. Ho iniziato a correre. È un bel pesce. È un bel pesce. A parte che non sono abituato con la tua canna. No, però ti stai divertendo. Però sì, mi sto divertendo perché lavoro bene. Non è da escludere che questo pesce non arrivi fuori perché ci sia il siluro che rompe. Guarda come si è impiantata. Perché di solito quando si impiantano così c'è un motivo. Vai a spaventare il siluro. Ma lui ma è stanco, Teo, lui non è abituato. Ah, è già lui è abituato con la macchina statico. Dietro. Lui è statico. Bene. Fa car fishing, collettino. Lettino, quando suona perché si è attaccato bene. Poi c'è il bike runner aperto. Sei riuscito a fare la lenza? Boh. Raffa ha imparato anche la lenza. Bene. Alla fine non è poi così difficile come lenza, cioè molto semplice. No, però sai. Ci sono, forse sono più difficili alcune montature. No, forse sei libero per ora. Non lo vedo, vedi. Non vedo la macchia adesso. Vedi la macchia nera, Simo. Il bello che siamo qua a controllare il nostro pesce, la nostra lenza e se c'era qualche macchia di siluro. Ok, metto un po' più indietro, così almeno si vede tutta bene l'azione di pesca. Pescare in acqua è tutta un'altra storia. Da provare, se non l'avete mai fatto, fatelo, perché anch'io lo facevo tanti anni fa, poi ho ripreso dopo. E quando si può, specialmente quando fa caldo, è divertente. È una pesca che ti rende. No, cioè sì, senti il caldo. Ciao Marco. Sempre in pesca, qualcuno deve farvi vedere qualcosa, ragazzi, è ovvio che siamo sempre in pesca. Lui è sempre in pesca, quello che sta registrando. No, non è vero. Io ho fatto una settimana e mezza di cappotto. Allora, ero via per lavoro, quindi. È a quell'altro che era in vacanza, che doveva farmi prendere i pesci. Lui. Sono pesci cattivi, sì. Violenti. E hanno anche paura, perché il problema è che questi qua partono anche perché vedono delle macchie che li inseguono. Più che la canna, il problema è l'altra cosa che c'è in acqua. Ecco, quando è sotto si può azzardare a tirare sulla canna. Che poi tra l'altro, ridendo e scherzando, siamo già arrivati a 38 minuti, quindi vuol dire che è finito questo pesce. Andiamo a vedere l'altra montatura. Ah, non mi fai pescare ancora? No, basta. Eh no, perché dobbiamo fare in teoria un'ora. Sì, sto scherzando. Ecco, bello. Questo è un bel pesce. Simone, vieni a guardinarlo. Un altro bel pesce. Ciao Simone. Adesso dai, un altro bel... Sì, sta girando, però io non l'ho visto. Ecco, vedete che comunque con una canna anche abbastanza parabolico progressiva avete la possibilità di un po' bloccare le sfuriate del pesce, perché se la canna invece fosse troppo dura rischiate di rompere anche. Il pesce su tre piedi. No, praticamente noi con dei pesci abbiamo fatto il peso che hanno fatto ieri a Dostigli. Ci sta. Penso che ci stava. Questo no. Alla fine sono, più o meno la taglia è quella. La media. Sì, la taglia media cioè, sei dai 2 kg. Ogni tanto entra dentro un pesce un po' più bellino magari. Filo. Certo. Bravo. Esatto, bravo. Prima di perderli, bravo. Sono pesci importanti. Vabbè, ma adesso volevo farlo vedere, poi se va via fa niente. Ma che bei colori che ha. Potrebbero sembrare nostrani, ma ragazzi, non sono strani purtroppo, ma sono molto allungati. Che bello. Ma che bel pesce. Boh,
Buona, mettiamo in asso anche lui. Questo lo dedico al mio amico Raffo. Sì. Che l'hai preso in diretta. Il tuo primo pesce in diretta da protagonista. Anche perché hai fatto cappotto, se non sbaglio, quando sei andato l'ultima volta in alta. Sì, sei andato via, ho preso. Anzi, non so se era. È perché Raffa che ha fatto cappotto. No, Raffa ha preso anche lui. No, aveva sì. Preso un persico. Quella volta no, lì. No, ma dopo lui è stato giù fino alle 6, ha preso. No, non vale. Vabbè, lui dorme là. Però in Drava hai fatto cappotto. Bravo, no, Cavedano. Ah, no, tu no, però la canna del Raffa. L'altro. Sì, in Austria, beh, lì è stata una condizione. Avuto delle. Lì è stata una sfiga. Fiume in piena, lì non potevamo farci veramente nulla, è stato veramente un peccato. Lì sì, peccato. La rifaremo tra. Sì, ma. Io non so quando, però. Nemmeno io, sinceramente. Poi tu vai in paternità, esatto. Quindi. Adesso lo sì. Perdiamo per un po', Matteo. Sì. Ha deciso di allargare la famiglia e. Ha deciso di abbandonare la pesca, va a vendere tutte le canne. No, assolutamente. La sua compagna gli ha già detto basta, solo la pesca e i bambini. No, assolutamente. E Raffa doveva trovarsi un nuovo compagno di avventure. Vabbè, dai, ti faccio fare ancora due lanci. No, dai. Preparo e basta, lascio qua. Andiamo così vi facciamo vedere anche la montatura con un amo solo. Così almeno siete pronti a tutto. Diciamo che questa qua è sicuramente, forse più redditizia comunque questa qua, sì. A prescindere. Sì. Sui Barbie sì, nel periodo estivo. Più di tre ami non si può, giusto? No. Quindi massimo tre ami. Tre ami. Non pensate di andare a mettervi a pescare. Ci sono punti che possono usare cinque ami, ma non so qua sul Ticino, ti dico la verità. Nemmeno io. Timo, pensaci Timo, te. Timo, ti abbandoniamo. Salutami il siluro. Poi vi facciamo vedere i pesci, la massa. Il vento in questi giorni è una costante. Però non fa male. No, no, cioè, per la pesca carità. Scarroccio comunque così non ti dà fastidio per di carità. Cioè ovvio, se sei seduto sul panchetto. Sono 28 gradi, eh. No, ma anche a livello di sì, fastidio sì, vabbè, in pesca, certo. No? Comunque il capo non scrive, quindi no. Vuol dire che stai andando bene. Speriamo. Pescolini, pieno di pescolini qua sotto. Ok, allora torniamo alla nostra canna iniziale. Aspetta un po' perché sto morendo dal caldo. Allora paternoster. Prima cosa da fare. Parli anche latino, non lo sapevo. Chi? Tu. Perché? Paternoster. No, ho perso le girelle. Dove hai perso le girelle? È un'altra girella? Ma non guardare qua dentro che c'è un casino. Sì, facciamo vedere no, il casino, no. Sei disordinato. No, non è che sono disordinato, però quando devi fare 300-400 metri a piedi sì, nell'erba alta fino alle gambe, comunque devi ridurre sì, il minimo. Sì, meglio essere con poca roba alla esatto. Fine. Allora. E camminando con questi valoni perché comunque bravo. È pesante. Girellina. Non dire che sta andando bene che poi si emoziona. Sta andando male effettivamente. Ha anche preso un pesce. Allora, girellina. Allora, vai. Poi facciamo la brillatura classica, facciamo un 10-12 cm di brillatura. Mm-hmm. Ecco. Sta nel silenzio, ma controlla tutto. Chi? Il mapello. Sì, ma lo conosco. Ok. Poi ci sono le votazioni. Brillatura, nodo 8. Hai messo per caso qualche stopperino? No, perché poi vi faccio vedere perché. Perfetto. Nodo 8. Ok. Con l'avanzo che rimane della brillatura, sì. Gli andiamo ad attaccare la girella con moschettone. Dove poi a sua volta ci andrà attaccato il pasturatore. Può sembrare una stupidata, però effettivamente magari c'è qualcuno che non l'ha mai visto. Assolutamente. Perché magari chi fa le gare, per dire. Beh, loro si pescano. Ma non è detto, perché no, di solito acquafiamo. Lì è come genere, cioè c'è un po' da fare. È arrivata la stagione degli insetti. Ok. Ma anche per chi vuole iniziare. Poi io sono solito sì. In questo tratto fare magari due nodi
Perché faccio tratto questo? Tratto qua, scusami, quale tratto? Quello del, dal, del bracciolo? Diciamo, il bracciolo dove verrà attaccato il posturatore. Okay. Faccio 2 o 3 nodi, sì, ma proprio classici così, in modo tale da irrigidire la lenza, cioè okay, il pezzo di lenza dove andremo a mettere... Indifferentemente dal sì, punto? Non c'è... Sì, no, no, non c'è un... Ok. Così. Ok. Ok. Poi qua ci attacco il mio posturatore. Adesso ne prendo uno a caso. Sì, sì. Vabbè, ma comunque sempre... Fai due lanci. Facciamo due lanci con questo. Sì, sì. Oddio, c'è la canna che è in mezzo alle scatole. La spostiamo. Facciamo lavorare Simone. Sì. Ma che l'ha preso? C'è Simo! Sì. Bene. Così adesso andiamo là. Quindi. Posturatore, bracciolo. Sì. Qui andremo a legare il nostro finale. Che io... È andato il pesce. Ho legato. Ecco. Come finali usiamo sempre ami del 14, poi in questo caso io sto utilizzando uno 0,22 fluorocarbon, ma perché comunque avete visto i pesci, poi estate, nel però, senso... Però fluorocarbon non è indispensabile. Comunque. No, è una cosa mia sempre. Sì, 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 certo. Però d'inverno io consiglio di non andare sopra il 16. Sì, no, certo. Sopra in questo tratto, perché l'acqua è chiarissima. Non solo in questo tratto, diciamo che anche... Faccio in Italia, un metro e mezzo, sì, a volte anche due. Sì, abbastanza lungo. Ah, anche... A prescindere anche così lungo, non sì, anche sì, se si fanno comunque sì, dei barbi sì, che sì, sono sì, dei pesci. Sì, sì, sì. Io uso sempre il finale lungo. Ok. Ok, e vado a metterlo sulla mia girella. La brillatura comunque è sempre più corta rispetto al bracciolo? O è anche lì è un... Va, non dico a caso, però non... Io la faccio sempre 10, 12, toh, diciamo così. Beh, diciamo che aiuta a non formare grovigli. Cioè, certo, l'importante è puoi quello. Puoi farla anche più lunga, eh. Poi ovvio, se tu stai pescando con un finale da 14, da 12, hai una brillatura un po' più lunga, ti aiuta, permette anche di ammortizzare po', la lenza e la sfuriata sulla sfuriata del pesce, no? L'utilizzo di elastici, power gun... Io non sono può essere un amante dei power gun, nemmeno io infatti, però può essere una può qualcosa essere, sì, utile. Una soluzione, sì, però power gun piccoli, di diametri sì, piccoli. Sì, sì, sottili, probabilmente. Anche perché sono poi si scherzi. No, questo sempre per cercare di tenere la lenza sempre più naturale possibile, esatto, perché questo tipo di lenza è una lenza a svolazzo, passatemi il termine, nel senso. È vero. Quindi più sei naturale, più l'esca andrà a simulare il movimento del bigatto quando esce dal posturatore. Tanto nota okay, di demerito per Simone. Hai spaccato ancora? Hai distrutto tutto. Ma se lo tiri fuori non è più in bobina. Fa niente, usane un pezzo. Iron Barbo pensi che era... Dai. Allora, mi rimetto lo scafandro. No, vai così. No. Dai. No. Uffa. Hai visto che bella la maglietta del mio amico sì, Mattia? Sì, sì, anche Rafa l'ho vista. C'era anche lui. L'ha fatta la compagna. La usava per dormire. Del mio amico Mattia, bellissimo. Sì, sì, l'ho vista, l'ho vista. Arriveranno anche le nostre, cioè perché settimana prossima è una settimana ricca di super dirette, veramente tante ne avremo, probabilmente 4, almeno 4 settimana prossima, 2 in pesca e 2 in durante una manifestazione. Vedi, l'esca lavorava sì, in questo modo, cioè. Ecco, ah, ok, pastoratore sotto sì, il finale che svolazza. Ok, perfetto. Quindi lui si stende sotto, il finale lavorerà in alto. Non rischia di attaccarsi di più in questa maniera il terminale sulle alghe, sui sassi? Beh, comunque quando si ferma con la forza della corrente il terminale si alza. Quindi in questo caso hai meno possibilità di attaccare. Okay. Parlando sempre di movimento. Il movimento, ti dico la verità, io qua d'estate non l'ho mai usato. Ah. È la prima volta. Col... Solo per noi. Ah, torniamo a mollo. Sì, ma era meglio se andavo sui miei piedi. Spostiamo la canna. Perché sono più comodo. Mettiti. Non è un problema. Sì, perché lì ho abbiamo messo il picchetto un po' più basso. Sì, sì, fai. Ah, fai. Vai pure. Cambio di postazione. Ok.
Altro che arrivano le canoe. Allora aspetta. Abbiamo un problema di canoe. No, ecco, una cosa importante. Arrivo. Le barche. Soprattutto se pescate nel weekend in questo tratto. Le barche. Ma penso non solo in questo tratto. Sì, no, io adesso parlo perché comunque ho avuto esperienze. Comunque certa gente pensa che ci sono solo loro sul fiume, passano veramente forte. Mi è capitato di tranciare anche le lenze. Oltre a essere pericoloso, perché certo, creano delle onde allucinanti. No, si sono fermati, non è che sono indietro. Però no, ma anche quelli con le canoe ti passano dietro, comunque. Lancio i denti. Lancio uguale, sempre alto, sopra di una decina di metri, 15 metri. Il movimento, vediamo un po' il movimento della canna, della punta. Della canna. Uguale. Questa canna uguale. Qua ha già un'azione un po' più dura, un po' più strong, sì. Però è più progressiva rispetto a quella là. Perché è una 13. Questa è una 14, certo, giusto? No, questa è una 13. Ah, 13. Quella là è la 14. Okay, quella che sta usando Simone è una 14. Come un anno che passa. Alla fine dai, non hai visto neanche tanti come un anno. Oh, ma io sono sconvolto dai sicuro. Sì. Non mi è mai successo una cosa così. Pausa. Mi sembra un po' più lenta o sbaglio? Cosa? La passata? No, a me sembra. Sei più pesante? No, è lo stesso. Guarda, no. Più lenta. Perché sei là adesso. Certo. Stai iniziando a indietreggiare, quindi vieni dove la corrente è meno forte. Di attaccare la lenza per fare la traina al sicuro. C'è da dire che però quel tipo di canoa quando passa potrebbe anche muovere il pesce in qua, quindi magari non è neanche no, un male, secondo me no. Non lo sentono, no, sono talmente abituati. Cioè io è capitato anche che avevo in canna pesci con la barca che passava. Sì, cioè. Sì, sì, pesce ormai abituato, no, al qua è abituato esterno. Sì. Hai meno possibilità così di andare a fermarti sulle erbe, perché comunque il terminale sta alto. Giusto. Adesso vabbè, sono arrivato ormai a fine corsa. Quasi. Però il fatto che comunque abbiamo visto 5 pesci, diciamo, nell'arco di questi 30 minuti tra Simone e te, anche perché tu hai sbagliato, non mangiato, se non sbaglio, hai visto non mangiato prima, vuol dire che comunque il pesce è tornato in zona. Sì. Nonostante i siluri che stanno adesso girando. Comunque vedi una spaccata, poi ci siamo messi a fare la lenza, comunque devi sempre tenere continua la pasturazione, esatto. Le passate e soprattutto se pescate in coppia, cioè dovete avere un compagno comunque che conoscete, perché dovete avere lanci sincronizzati e sulla stessa linea, esatto. Così in modo tale che la linea pasturata, la linea è, sempre pasturata la è sempre la stessa e poi magari meglio non essere mai più di due per la persona. Mai più di due, perché comunque non sembra, ma lanci, bigatti scendono, i pesci vanno sempre più certo. A valle. Certo. Tornano, però sai, hai quel frangente che te li porta giù. Esatto. Infatti noi abbiamo tre canne, ma sì, ma fai io e Simone facciamo un pesce a testo, anche te ti fermi un attimo, cambiamo. Comunque i pesci li abbiamo presi. È una pescata in compagnia. Già quando fai 10-12 pesci in 2-3 persone vuol dire che hai esatto. Non bene, no. Benissimo. Poi bei pesci, cioè. Esatto, che ti diverti. Ti diverti. Ah, c'è anche lo zio che ti sta seguendo. Ciao zio! Che cavallo di razza. È un pony in questo momento ancora.
Occhio che il capo ti osserva. Eccolo, eccolo, eccolo. È arrivato lo zio. Eccolo. E abbiamo fatto un pesce da 3 anni e un pesce col paternotte. Cosa vuoi di più? Quindi vuol dire che funziona. Funziona. Io volevo una cosa in più, però è andato. Sicuro. No, è stato, no, sarebbe stato, mangiato, però. Sarebbe stato bello vedere anche un aspio. Attaccare un aspio. Abbiamo preso prima uno, Simone. Però ha preso, ti ho detto, quest'anno non è come l'anno scorso. È cambiato tutto. È cambiato tutto. Beh, cos'è stato? Sabato avete preso anche degli aspi. Sabato ne abbiamo preso uno che era sui 3,5 kg. E sono divertenti gli aspi, soprattutto quando li attacchi. Sì, li attacchi, praticamente ti sgallano, ti starano tutta la canna come mangiata, poi sgallano, poi quando ce li hai sotto i piedi ripartono. Sì, sì. Adesso non penso che se uno venga in zona perché c'è la barca. Oh, magari sì. Ah, no. Beh, però ce li dà. No, ci sentono rumori, vanno via. Non consiglio, ma il siluro sente rumore, se ne va. O vede le ombre. Adesso Simone arriva, attacca la canoa e vediamo l'azione della canna con la canoa. Un altro bel pesce? Non come quello di prima, però pesce divertente. Sì. Pesce da un paio di chili, sembra. Beh, più di due forse, sempre il pesce da 2,5 secondo me, 2,5/3. No, questo no, questo no. No. Questo no. Ciao! Ah, però qua al finale da 2 metri non so. Allora devo prendere il guadino. Quando avete il finale lungo è consigliato avere il guadino perché aiuta anche a evitare di spiacevole rottura alle canne. Ma magari ce la fa. Vabbè, ce l'hai qua. Ce l'hai qua. Lo sai come sono. Sì, prima spacca la canna. Esatto. Sì, da un pelo più piccolo. Sì, vabbè, un pesce da. Sì, un pesce da 1,5. Sì. Comunque divertente. Sì, sì, sì. Ciao. Ciao, fai. Sì. È l'alba dell'ora di diretta. È arrivato anche il babbo per chiudere la diretta. Spettacolo. No, beh, prima vi facciamo vedere anche i pesci in nassa. Sì, tiri su te però col peso che ha. No, io devo riprendere, non posso, mi spiace. No, scherzo. Vai. Io sono rientrato. Voilà. Sempre un pesce comunque. Discreto. No, beh, questo è un paio di chili, ci sono sì, dentro tutti. C'è un paio di chili, e voi. Sì, sì. Pesci, come abbiamo detto prima, molto lunghi, allungati. Mangiato anche a paternostra, hai visto? Mangiato anche a paternostra. Adesso puoi pescare con l'elicottero lì. Adesso faccio l'elicottero lì. Adesso fai l'elicottero. Che bel pesce. E che colori. E i classici colori del Ticino. Sì, esatto. Sono molto più colorati rispetto ai pesci del Po. Anche nell'Adda sono molto colorati. Perché l'Adda. È la tipologia di acqua il molto limpida. Il tipo dell'acqua, il tipo di fondale, comunque è ciotoloso. Sì, sì. Ascolta, portiamo la nassa verso riva per farli vedere, sì. Poi andiamo avanti a fare la nostra pescata. Io faccio una mezz'oretta, faccio anche io un paio di pesce e poi stava rilassando. Ah, avevi messo 2 pali? Sì, per tenere sul la testa della nassa. Occhio, aspetta, fai passare il casello. Gioca noi. Io no. Vabbè. Andiamo. Tutte le gambe. Quella lì si può anche la sigaretta. Giusto, così si vede meglio.
poi non li lasciamo, facciamo sì, ma non lupo. Andiamo tanto in fondo. No, è solo per... Penso che basti anche sentire sì. Soltanto il peso che c'è in questa nastra qua per capire la bellezza dei pesci. Come vuoi fare a vedere? No, sì, vedi, ecco, lì forse è uno di quelli più grossi. Allora, ce n'è uno bello. Il problema è che devi svuotarlo. Allora, dobbiamo stare a è un po' piena la nastra. Alza un po', dai. Ecco, aspetta. Alzala e mettila dritta, se no. Guarda che ci va. Vai. Ok, sono dentro 12 pesci. No, non è quello. Vabbè, ecco, questo non è uno più. Vabbè, aspetta, tira la dritta, tira la dritta. La facciamo vedere così. Eccola. Sì, direi che si vede bene, questa è la pescata di 4 ore di pesca. Ok, lasciali giù, che poi dopo facciamo le foto e poi li liberiamo prontamente. Ho sentito un crack. È andata lì a... La bocca? Ma è venuta via, no? No, no, si è la plastica. Ah, beh, fa niente. Oh, la metti giù la nastra, Simo. Come si pianta la nastra? Facciamo anche questo tutorial. Vabbè, è sicuramente più comodo avere il picchetto però con la trivella. L'altro palo. Eh? Ne recupera l'altro palo. Dove l'hai messo? L'ha lanciato in acqua. Cerca il palo. Nuovo gioco. Eccolo lì, guardalo lì. Ok. Adesso chiudiamo. Direi che è stata una giornata produttiva, abbiamo preso un bel po' di pesci, ci siamo divertiti, vi abbiamo, speriamo, fatto divertire, avete magari imparato anche qualcosa di nuovo. Bene, Teo sei stato... Perfetto, grazie, basta. Bene. Licenziamo Raffaele. Ciao Raffa! No, mai, Non fammi una cosa del genere. Te la fa pagare poi. Sì. E intanto Simone finisce di fare le operazioni di calotaggio del Ticino. Come vi ho detto prima, i due pali per tenerla alta. Nassa sempre per evitare che i pesci, esatto, una volta che vengono rilasciati, esatto, portino via il branco. Mi raccomando, ma pesci sempre misura, cioè nel senso non sotto misura. No, beh, quello, ma quello ormai non è neanche più un problema, perché penso che pesci sotto misura. No, qua secondo non me ci non sono li trovi più praticamente. No, per dire, no. Sì, ma poi pescando così abbiamo visto il pesce piccolo, era stato un chilo. Sì, esatto. L'ho preso io fondamentalmente. Esatto. Niente. Ragazzi, grazie a entrambi. Grazie a te. Grazie a voi. Ci siamo divertiti, direi. Ci siamo divertiti, sì. Alla prossima. Facciamo un po' di foto, poi le pubblicheremo. Dai. Ci vediamo al prossimo video. Con Matteo chissà quando, chissà dove, qualche idea ce l'abbiamo con Raffa. Un mesetto e mezzo, sì, giusto, tempo giusto, di far prendere il giro. Va in pausa, giustamente, esatto. Pausa papà. Esatto. E come ho detto, noi invece abbiamo la settimana prossima ricca di impegni, quindi seguiteci, perché già da lunedì abbiamo poi in mente qualcosa. Matteo, Simone, ciao grazie ragazzi, ancora, alla ciao prossima. A tutti. Ciao.